Buongiorno, bentrovati a questa prima edizione del TG6 per questa giornata. Apriamo con la sanità in primo piano. La ASL di Pescara ha illustrato le novità sulla gestione delle problematiche del suo pronto soccorso e quello appunto dell'ospedale di Pescara dopo le richieste avanzate dal gruppo consiliare della Lega sulle criticità a partire dal sovraffollamento. Paolo Renzetti. Come annunciato già nelle scorse settimane, cambierà la gestione dei pazienti che arriveranno al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara. Le novità sono state illustrate questa mattina dall'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì nel corso di una conferenza stampa organizzata dal gruppo consiliare della Lega di Pescara che aveva incontrato nei giorni scorsi i vertici della locale ASL. Quello che si evince oggi è che sono stati risolti dei problemi fondamentali che vanno su tre linee fondamentali. Uno di questi è la riorganizzazione degli accessi, la gestione delle cure e soprattutto le dimissioni. Hanno subito attuato e rafforzato quello che noi abbiamo definito nella fase della nostra programmazione regionale, la fast track, ossia quei pazienti in codice verde, giallo, vanno direttamente nei reparti e quindi non rendono, diciamo, affollato sempre di più il pronto soccorso. Sono state aggiunte proprio delle discipline riguardo a questa presa in carico di questi pazienti e quindi si sta andando verso una riorganizzazione, quindi nuovi percorsi organizzativi. Intanto, come ha spiegato il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, è tutto pronto per la centrale unica del 118 Pescara Chieti, che in questo senso servirà anche a sgravare di accessi l'ospedale Spirito Santo. Più che carenze è un'organizzazione diversa, quindi vuol dire che il nuovo 118 con un coordinatore che vedrà Pescara e Chieti come centrale unica potrà gestire il traffico delle ambulanze, quindi le ambulanze andranno dove c'è meno lista d'attesa. E continuiamo a parlare di sanità, tempi di recupero post-operatorio brevissimi grazie all'utilizzo della chirurgia mini-invasiva. Arriva a Chieti un nuovo robot da Vinci, un'eccellenza dell'ospedale di Chieti, utilizzato in urologia e in altre chirurgie, grazie al quale verranno formati i nuovi medici della riattivata specializzazione in urologia dell'Università d'Annunzio. Si chiama Da Vinci XI, il nuovo robot di quarta generazione di cui si è dotato l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Rappresenta l'evoluzione della chirurgia laparoscopica e consente di essere ancora meno invasivi, garantendo maggiore precisione. Sarà impiegato maggiormente in urologia, ma essendo multidisciplinare potrà essere utilizzato anche nella chirurgia generale, toracica, ginecologica e otorinolaringoiatrica. Il robot Da Vinci fondamentalmente, se andiamo nella storia, è nato per i cardiochirurghi, poi io dico in maniera, diciamo così, è sceso un po' a livelli più bassi e in organi meno nobili del cuore. Viene applicato soprattutto in chirurgia oncologica, urologica, quindi soprattutto per chirurgia oncologica della prostata, chirurgia del rene, chirurgia della vescica, si fanno grossi interventi e il fatto il vantaggio naturalmente è quello di essere mini-invasivi, anche se poi questa cosa viene spesso fraintesa, perché il fatto di vedere solo 4-5 buchi si pensa che poi l'intervento di per sé è una stupidaggine, invece sono interventi, hanno la stessa complessità di quelli che si facevano sempre a cielo aperto, col grosso vantaggio della mini-invasività, con grossi vantaggi sul paziente, perché riduci l'uso degli antidolorifici, riduci i tempi di degenza. Inoltre questo sistema di cui ci siamo dotati ha questo fatto della doppia console che ci permette di assistere i giovani chirurghi e di prepararli. Siamo Teaching Hospital, abbiamo come urologia riaperto la nostra scuola di specializzazione e quindi abbiamo giovani medici da formare. È un compito dell'università di formare giovani medici. Il robot Da Vinci è uno strumento innovativo che ha richiesto un investimento di quanto? Complessivamente noi pagheremo nei prossimi anni
anni 12 milioni, la macchina in sé costa 3 milioni e mezzo circa, ma chiaramente su questo tipo di chirurgia incide molto il consumabile, nel senso tutti gli attrezzi e device che noi andremo a usare, perché ogni intervento va allestito il robot con, diciamo, materiale nuovo, e questo chiaramente incide quasi più che non la macchina in sé. Ed ora la cronaca. I carabinieri dei NAS di Pescara hanno sanzionato i titolari di 3 parchi acquatici dislocati nelle province di Chieti e L'Aquila. Impegnati in ispezioni nel settore, i militari hanno accertato l'assenza dei registri dei controlli biologici dell'acqua e la carente manutenzione dei locali adibiti a infermeria, nonché sporcizia negli spogliatoi e presenza di materiali estranei rispetto alla destinazione d'uso. Sono state inoltre rilevate carenze igienico-sanitarie e gestionali nei punti di ristoro, con sequestro di 20 kg di alimenti sprovvisti di tracciabilità. L'attività condotta in Abruzzo rientra nell'ambito della campagna di controlli che il Comando Generale dei NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, ha disposto in parchi acquatici e piscine destinate all'uso ricreativo e di divertimento. Voltiamo pagina. Un bilancio positivo non nasconde la sua soddisfazione per i suoi 3 anni al vertice della TUA, Gianfranco Giuliante, che lancia però stilettate alla politica. Sentiamo. Giuliante, da poche ore lei non è più presidente della TUA, è stata un'esperienza importante per lei, un'esperienza che è coincisa anche con un periodo difficile con la pandemia. Il bilancio dell'ex presidente della Società Unica di Trasporto Regionale qual è? Beh, è un bilancio esaltante, devo dire. 3 anni, 3 bilanci in attivo, centinaia di assunzioni e la formazione di una classe dirigente di primo ordine. Se questi risultati si sono potuti ottenere, ritengo sia dovuto anche al fatto che TUA si sia dotato di persone competenti, importanti, che hanno saputo dimostrare quello che è il valore di una scelta manageriale che investe il territorio abruzzese, che è un territorio difficile, iperfrazionato, con comuni polvere e via di seguito. Sono certo che la TUA continuerà, proprio perché ha questa classe dirigente e un management ormai a livello nazionale, ad ottenere risultati importanti, anche se devo sottolineare che c'è stata un'invasione di campo per quello che riguarda il discorso di TUA, che avrà anche, per quello che riesco a capire, dei riflessi per quello che riguardano le elezioni prossime venture. Invasione di campo di chi? Invasione di campo della politica in senso stretto, cioè di una politica che ha fatto delle scelte in funzione di quelle che erano le elezioni prossime venture in termini politici. Faccio degli esempi, così cercherò di essere abbastanza chiaro. Era evidente che nel momento in cui io un anno fa ho sbattuto la porta uscendo dalla Lega, avevo già messo in conto che non ci sarebbe stata una conferma nell'ambito della TUA. C'era però una richiesta ufficiale della Lega per quello che riguardava la presidenza, quella di Riccardo Chiavaroli, o in subordine c'era la richiesta di una proroga per far finire le elezioni. Diciamo così, la Regione Abruzzo ha inteso dare una rasoiata alla Lega, nessuna delle sue richieste è stata accolta, si è proceduto a creare un consiglio di amministrazione che ha tenuto conto di quelle che sono, lo dicevo prima, esigenze elettorali, tanto ciò è vero che per esempio nessuno di Pescara è rappresentato. Giornata di bilanci anche per la Capitaneria di Porto di Ortona. Nel corso di un incontro con la stampa ha illustrato i risultati dell'attività condotta nei primi 7 mesi del 2022. La Capitaneria di Porto di Ortona, nel corso di un incontro con la stampa, ha illustrato questa mattina i risultati dell'attività condotta nell'area di competenza, che si estende da Francavilla al Mare a Fossa Cesia per oltre 35 km di costa. Pronto intanto il piano per il Ferragosto sicuro. La Capitaneria di Porto di Ortona e il suo personale sono pronti ad affrontare il Ferragosto. È un banco di prova. I numeri che mettiamo in campo sono veramente sostanziali e di assoluto privilegio.
valore e privilegio, 47 tra donne e uomini, 3 unità, ci permetteranno di controllare il mare a 360 gradi, quindi ciò che avviene a mare, ma ciò che avviene anche nel retroterra, attraverso quindi delle pattuglie terrestri, le quali sistematicamente durante i giorni di maggiore fruizione lungo tutta la costa dei Trabocchi saranno interessate quindi da turisti, balneanti e in generale da tutti coloro che hanno piacere di andare a mare. Faremo in modo che la salvaguardia della vita umana in mare, soprattutto la tutela dell'ambiente e la fruizione stessa di quest'ultimo, siano nella migliore condizione per tutti. Nel corso dei controlli operati da gennaio a luglio, elevate sanzioni per quasi 100.000 euro, come ha spiegato il comandante della Guardia Costiera Ortonese. Il dato che mi preme di sottolineare sono quasi 100.000 euro di sanzioni amministrative, cioè quindi soprattutto la tutela della filiera della pesca, la tutela dell'ambiente, sono gli obiettivi che stanno più a cuore al cittadino, stanno più a cuore allo Stato e noi ci pregiamo di raggiungerli attraverso il nostro operato. Voltiamo pagina. Nell'ambito dell'iniziativa Ferragosto in carcere, praticata già da Marco Pannella in passato, questa mattina alcuni rappresentanti del Partito Radicale hanno visitato la casa circondariale di Teramo. Il carcere di Gastrogno, che è una comunità carceraria che vede i detenenti e i detenuti insieme, quindi un sistema che è messo però in viva crisi dal numero esorbitante dei detenuti. È quasi il doppio della capacità effettiva del carcere di Gastrogno. La qualcosa ovviamente crea un inimmaginabile mole di difficoltà sia per i detenuti, ovviamente, che stanno in spazi ristretti, sia per i detenenti, vale a dire sia la polizia penitenziaria, che viene riconosciuta dai detenuti come molto comprensiva, che appunto cerca di fare di tutto per sollevare questa situazione veramente grave. Ed è chiaro che non essendoci supporto psicologico, non essendoci supporto che certo lotta e va in miglioramento, non ci sono suicidi credo da 2 anni per fortuna tra i detenuti nel carcere di Gastrogno, e quindi è un settore che è in crisi, è un sistema giustizia che è in crisi, in un sistema istituzionalmente in crisi, ma sono dati da cui dobbiamo partire. I politici non possono evitare di affrontare questo tipo di crisi che è molto grave. A seguito del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina tra il Comune di Teramo e il Centro Sociale per il Volontariato, da oggi sono aperti 2 nuovi sportelli per il CAS, il contributo di autonoma sistemazione. Personale e volontari del CSV saranno a disposizione così degli utenti. Presidente, 2 nuovi punti CAS grazie alla collaborazione con il Comune, un punto di vicinanza ulteriore verso i cittadini. Assolutamente sì, questo è uno dei nostri compiti, animare e muovere il territorio nell'ottica della gratuità del servizio. Non solo, ma questo ci permette di approfondire i rapporti con l'ente locale, col Comune di Teramo, con i quali già sono molto buoni, e per futuri sviluppi che in qualche maniera abbiamo un po' in cantiere, ma adesso non vi diciamo nulla su questo. Mi sembra veramente un qualcosa che avvicini delle realtà che a volte sono inconciliabili, no? A volte l'ente locale è visto come l'ostacolo, diciamo, a certe iniziative, a certe cose. Invece qui abbiamo trovato un terreno fertile ed è l'idea di una piazza dove dentro l'ente locale, il mondo del volontariato, il mondo dei servizi, il mondo del privato possono collaborare per costruire un pezzetto di bene comune. Ci saranno 2 ragazzi che si stanno formando con il Comune di Teramo e quindi 2 sportelli di fatto a disposizione dei cittadini che dal metà agosto fino al 15 settembre, data la scadenza delle domande per il CAS, potranno rivolgersi a questi ragazzi per essere aiutati nella compilazione, che è online.
online, su una piattaforma online, c'è bisogno dello speed, quindi è chiaro che magari qualcuno potrebbe trovarsi in difficoltà. E proprio in questa ottica il Comune di Teramo ci ha chiesto se eravamo disponibili a dare una mano e noi siamo stati ben felici di poterlo fare. Ultimamente con l'ordinanza 899 il Protezione Civile e il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma hanno deciso appunto di iniziare questo percorso di informatizzazione che naturalmente ha tutti i lati positivi perché è tutto molto più ordinato, però purtroppo anche i tempi stretti non hanno permesso alle persone di riuscirsi ad adeguare a questa nuova situazione, quindi abbiamo pensato insieme al CSV appunto di aprire questi sportelli. E apriamo la pagina degli spettacoli perché parte da domani sera la rassegna cinematografica Piccolo Cinema di Piazza Malta a Chieti. Tre le serate in programma a partire dalle 21:15 per assistere a film che non sono stati distribuiti in Italia. Una nuova rassegna cinematografica Chieti sotto le stelle che parte domani, un progetto dell'associazione Camomile che prevede quali appuntamenti? Prevede tre appuntamenti che partiranno appunto da domani 12 agosto fino a domenica sera 14 agosto. Domani ci sarà la prima proiezione che sarà Polytechnique, un film francese, per poi seguire il sabato sera con Tape e Sorry to Bother You che è l'ultimo film che chiuderà la rassegna. Abbiamo deciso insieme ai ragazzi di Fuorisala Podcast che già precedentemente nella città di Chieti hanno realizzato una rassegna cinematografica di realizzare anche quest'anno un nuovo appuntamento. Quest'anno hanno delle connotazioni diverse gli appuntamenti, la scelta di film e ci troveremo in Piazza Malta queste tre sere che è un po' il cuore della nostra attività associazionistica. Come mai avete scelto di dedicare una rassegna cinematografica a Chieti? Ma semplicemente perché ci sono delle connessioni molto forti tra noi e i ragazzi di Fuorisala Podcast, anche tra noi e comunque quella che è un'attività cinematografica perché siamo tutti molto appassionati di cinema e quindi niente, la cosa è nata spontaneamente. Il progetto nasce in collaborazione con Fuorisala Podcast per l'amore comune che avete per il cinema. Sì, per l'amore che abbiamo per il cinema e per la volontà di condividere questo amore, soprattutto con una città che in questo momento non ha un cinema. Avete scelto film non distribuiti in Italia, c'è una motivazione a questa scelta? Certo, c'è una motivazione, la motivazione è che ci piaceva mostrare film non troppo conosciuti per far avvicinare ad un cinema non troppo popolare, ma che parlasse comunque di tematiche estremamente importanti. Ciao. E ora lo sport. Non nasconde la sua amarezza ai nostri microfoni il sindaco di Pescara Carlo Masci per l'annullamento della 75esima edizione del trofeo Matteotti di ciclismo. Sentiamo. Sindaco, è di pochi giorni fa la notizia che quest'anno il Matteotti non si correrà, salta la 75esima edizione. È amareggiato il primo cittadino di Pescara? Sì, sono amareggiato, per me è un grande dolore, come penso che il mancato trofeo Matteotti lo sia per tutti i pescaresi abituati ad assistere all'arrivo a Piazza Duca dei ciclisti. Quest'anno non ci sarà, so che l'organizzazione ha avuto dei problemi e quindi ha chiesto di rinviare all'anno prossimo l'appuntamento di quest'anno e noi ci siamo resi disponibili avendo capito che c'era un problema serio e quindi siamo pronti per una tappa dell'anno prossimo che dovrà essere talmente importante da recuperare anche il mancato trofeo di quest'anno. E così lavoreremo. So che la Regione aveva già predisposto un finanziamento cospicuo per il trofeo Matteotti, mi auguro che questo finanziamento non venga azzerato ma venga congelato per l'anno prossimo e quei fondi vengono aggiunti altri in modo da fare un trofeo Matteotti di livello altissimo per la gioia dei pescaresi e non solo dei pescaresi. Guardiamo avanti con una prospettiva di un grande trofeo Matteotti per l'anno prossimo. È già successo che il trofeo Matteotti non si svolgesse negli anni precedenti. Nel 2009. Nel 2009 era già successo e quindi non è la prima volta che
il trofeo Matteotti salta, però il fatto che non ci sia per un anno non vuol dire che si perde la posizione di gara ciclistica nazionale, e quindi è una rinuncia per tutti quanti noi. L'anno prossimo dovremo fare molto di più. E ora parliamo di calcio. Il mediano basso è una delle principali esigenze di mercato per un Pescara ancora incompleto. I dirigenti biancazzurri sperano di avere Andrea Ghion nella prossima settimana. Difficile invece un ritorno di Palmerio. Andrea Costantini. Dopo oltre 40 giorni di mercato ufficiale, il Pescara è ancora incompleto. Come dice il presidente Sebastiani, non bisogna avere fretta perché in questo contesto certo non mancano i calciatori. Se questo è vero, è altrettanto vero che a Colombo mancano delle pedine. Nello scacchiere titolare, in primis il play, anzi la doppia operazione conclusa due sere fa con l'Alessandria, con l'acquisizione a titolo definitivo del trequartista Aristidi Colai e la cessione in prestito del centrocampista Luca Lombardi, priva al momento il Pescara dell'unico regista di ruolo, per quanto molto giovane, con cui Colombo fin qui ha potuto lavorare, in attesa poi dell'inserimento di Erdis Kraja. E allora ecco il DS dell'Icarri spingere di nuovo per Andrea Ghion, che sarà liberato dal suo attuale club, il Perugia, ma solo nei prossimi giorni. Farà ritorno alla società d'appartenenza, il Sassuolo, col quale sceglierà la proposta più allettante, tra le quali quella del Delfino. Sempre centrocampo, frenata per l'arrivo di Salvatore Aloi, che non ha risolto i problemi economici con la Velina. La pista Aloi però potrebbe riprendere quota con il passare dei giorni e l'avvicinarsi al gong, poiché il giocatore non rientra più nei piani del club irpino e qualora non si trasferisse resterebbe da separato in casa. Difficile un ritorno anche di Luca Palmiero in biancazzurro nella stagione 19-20. Su di lui c'è il forte pressing del Catanzaro. La squadra di Vivarini ha messo nel mirino un altro potenziale rinforzo ed ex biancazzurro molto fresco come Eugenio Dursi, e siamo dunque all'attacco, dove non basta l'innesto di Colai, che non è un bomber ma è un giocatore di grande tecnica e destrezza e potrebbe recitare la sua parte in stagione. Oltre Dursi, il Delfino continua a monitorare anche la situazione di Davide Merola, ex Foggia ma di proprietà dell'Empoli. In difesa i centrali sono 5 e qualcosa si farà solo in caso di uscita di Davide Veroli, che resta in stand-by dopo gli abboccamenti avuti con Roma, Benevento e Cagliari. Intanto lo slittamento dell'inizio del campionato, nuova data 4 settembre, e della Coppa Italia, rinviata a data da destinarsi. Doveva partire il 21 giugno, il Pescara ha rimodulato il quadro delle sue amichevoli. Dopo i due test pre-Ferragosto, il 13 ore 18 allo stadio Colangelo di Penne contro la locale formazione e il 14 agosto sempre alle 18 al Petruzzi di Città Sant'Angelo contro l'Angolana, sono state aggiunte altre due date. Il 21 agosto, amichevole a Lughetto di Febo di Silvi, ore 17 contro il Rimini, il 28 agosto all'Adriatico Cornacchia, ore 18 contro la Vispesaro, sfida a due compagini che militeranno nel girone B, mentre i biancazzurri sono scivolati nel C. Alla mezzanotte di ieri è scaduto il bando per individuare il nuovo progetto calcistico per la città di Teramo. Pervenuta una sola proposta, quella del romano Lorenzo Ponzuoli, affiancato da figure teramane, fra cui l'assicuratore Romolo De Baptistis, l'imprenditore Eddie Rastelli, il broker Alfonso De Berardis, che hanno costituito la SSD Città di Teramo. Ascoltiamo il sindaco Gianguido D'Alberto. Ania Cantagalli. Sindaco, si è chiuso il bando, l'avviso pubblico, insomma, per individuare un nuovo progetto sportivo. Chi effettivamente ha risposto presente? Gli uffici stanno ovviamente valutando tutte i termini e i tempi dell'invio delle proposte, ma dalle primissime informazioni, insomma, dai dati, è arrivata una sola proposta per entrambe le categorie, quindi due proposte di uno stesso soggetto, quindi serie D ed eccellenza, come prevede peraltro l'articolo 52 delle norme federali e come era previsto dall'avviso. Quindi attendiamo di valutare questa proposta nei tempi che saranno necessari, anche eventualmente, diciamo così, avviando un'interlocuzione. Questo lo valuterà la commissione che sarà costituita tra oggi pomeriggio e domani, cercando di accelerare i tempi compatibilmente ovviamente con l'interlocuzione con la federazione, che ricordiamolo è l'unico soggetto deputato a dare la risposta definitiva a questo percorso. Si è difilato
spiegato alla fine l'ex presidente del Chieti Mergiotti e la sua cordata, so che ha avuto anche un'interlocuzione telefonica con lei, ma evidentemente i costi per la gestione, per l'utilizzo dello stadio erano troppo onerosi per il suo gruppo. Sì, abbiamo avuto un'interlocuzione martedì mattina, come ho già annunciato, dove sono state chieste alcune informazioni. I costi dello stadio non sono definiti, non sono stabiliti in modo chiaro, se non sulla base dei parametri della convenzione. I dati che abbiamo sono quelli storici, che ovviamente sono relativi a quanto è costato, o meglio qual è stato il costo dello stadio negli anni precedenti, però il tema dello stadio è tutto da affrontare. Io lo ribadisco, lo stadio della città di Teramo è il Bonolis, quindi questo deve essere chiaro. Sui costi e sulle modalità poi di interlocuzione tra quella che sarà la nuova società, adesso attendiamo anche l'aspetto relativo al ricorso che è stato annunciato dalla società Teramo Calcio, e vediamo insomma la sua presentazione e i tempi e i termini, ma lo stadio della città di Teramo, della squadra di riferimento della città di Teramo, deve essere il Bonolis. Poi apriremo la fase dell'interlocuzione ovviamente per la gestione dello stadio. È tutto per questa edizione, io vi ricordo che il contenuto del TG è rivedibile anche alla pagina di YouTube di TV6 all'indirizzo www.tv6.it. Vi ricordo anche le dirette sulla pagina di TV6 su Facebook. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.